Parliamo di corrugazione nelle piastre degli scambiatori, ovviamente degli scambiatori di calore a piastre. Gli scambiatori di calore a piastre possono avere delle corrugazioni di tipo H o di tipo L. Che cosa si intende? Cioè ad alta efficienza o a bassa efficienza? Che cosa si intende? In sostanza le piastre, come potete vedere, hanno un angolo di Chevron che è questo qua, cioè l'angolo formato da questa spina di pesce. Questa è una tipica piastra H, ovvero con un angolo di questa spina di pesce ottuso. Cosa significa? Che quando noi andremo a sovrapporre questa piastra con la sua successiva, girata di 180 gradi, otterremo un elevatissimo numero di punti di contatto e di conseguenza un elevato coefficiente di scambio termico. Ovviamente otterremo anche delle perdite di carico molto elevate. E proprio per questo esistono poi le piastre di tipo L, che sono come questa. Come vedete, lo chevron angle, ovvero l'angolo della spina di pesce, è molto più acuto. Questo consente di avere un minor numero di punti di contatto, delle perdite di carico più basse, ma anche un'efficienza termica più bassa. Di conseguenza, se avremo dei fluidi magari molto viscosi o necessitiamo di scambi termici meno spinti, potremo usare delle piastre L. Se necessitiamo di perdite di carico basse, utilizzeremo delle piastre L. Se necessitiamo invece di uno scambio termico molto efficiente e abbiamo a disposizione perdite di carico, possiamo, quindi pressione della pompa che fa circolare i fluidi, possiamo utilizzare tutte piastre H. Come effettuare questa scelta? In effetti non siamo mai noi che lo diciamo a priori. Il software di calcolo degli scambiatori, quando si vanno a inserire i valori di progettazione, quindi perdite di carico massime ammissibili, temperatura di ingresso e di uscita dei fluidi, tipologia dei fluidi, automaticamente seleziona il tipo di piastra. E tante volte il software mixa le piastre, miscela le piastre, quindi mette insieme delle piastre H e delle piastre L, in modo da ottenere il giusto compromesso tra perdite di carico ed efficienza di scambio termico. Interessante questo argomento, vero?